La giornalista Grazia Sambruna boccia Holden per l'atteggiamento assunto durante l'ultima puntata del serale di Amici 23. Amici 23. Holden, spocchia senza pari, la sua impreparazione viene bypassata, le critiche di una nota giornalista. Holden è finito nel mirino della giornalista Grazia Sambruna dopo l'ultima puntata del serale di Amici. Il motivo? Il guanto di sfida creatività lanciato da Lorella Cuccarini, che è stato annullato per mancanza di preparazione da parte dell'allievo della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Holden al centro delle polemiche, nel corso della settima puntata del serale di Amici 23, che ha visto l'eliminazione di Martina Giovannini, il guanto di sfida creatività lanciato da Lorella Cuccarini tra Mida e Holden è stato annullato. Il motivo? L'impreparazione dell'allievo di Rudy Zerbi, che ha ammesso di non aver avuto il tempo di studiare la cover. Un atteggiamento che è stato duramente criticato dalla giornalista Grazia Sambruna che, sulle pagine del Corriere, ha scritto: una spocchia senza pari. Il giovane Holden ha altro da fare, lui deve lavorare, mica può trovare pure il tempo di prepararsi per il serale. Ho lavorato fino alle 6 del mattino per consegnare il disco. Io non sono come gli altri che mandano solo le tracce vocali, faccio anche il mix e produco da solo l'album. È una mia scelta, ma inevitabilmente mi porta via più tempo. Con queste parole, il ragazzo spiega come mai sia arrivato in puntata impreparato. In una settimana, non ha avuto modo di studiare la cover che avrebbe dovuto realizzare per il guanto di sfida, creatività, con Mida. Rudy Zerbi sceglie la strategia Chiara Ferragni e si appella a un piccolo errore di comunicazione, non avevo capito che non si stesse preparando, poteva alzare la mano per farmelo sapere. Ma sono sicuro che la prossima volta lo farà. Tutto qui, tutto qui. Più tardi, il nostro presenterà l'inedito Randagi, frutto del suo lavoro matto e disperatissimo. E di nuovo, tutto qui, tutto qui. La giornalista ha puntato il dito anche contro i professori e la giuria del serale, che hanno quasi giustificato l'impreparazione del cantante. A stupire è l'atteggiamento giustificativo di giuria e professori. Nessuno si azzarda a fargli un rimbrotto, la sua impreparazione viene bypassata, anzi, accettata. E non è la prima occasione in cui vediamo il figlio di Paolo Carta, compagno di Laura Pausini, fare le bizze. Alla vigilia del serale, Holden aveva abbandonato la scuola dopo aver mandato tutti a stendere, si fa per dire, perché il carico di lavoro non gli aveva lasciato il tempo, quel giorno, di fare pausa pranzo. Il principesso sul ritornello. Indigeribile.